La stessa regione Lombardia, nel momento in cui si è dotato di una commissione speciale antimafia, lo ha fatto all'indomani di un arresto di un proprio assessore per rapporti con la 'ndrangheta, sono stati acquistati dei voti, che ha messo a nudo una situazione che per troppo tempo si era negata. Perché non sono passati decenni, pochi anni davvero, da quando le istituzioni tutte tendevano a negare la presenza mafiosa in territorio lombardo. Tra le sfide vi è stata anche quella di tenere fuori dalla costruzione della macchina di Expo la criminalità organizzata. L'occasione è però anche quella di riflettere su qual è la sfida delle nuove mafie in terra lombarda, perché è chiaro che tutti questi interessi si riversano laddove è facile procurare denaro o profitto e laddove si comincia un po' alla volta a mettere radici e esercitare lo stesso controllo del territorio del territorio d'origine, in questo caso la Calabria. La sfida è chiaramente di capire come il capitale mafioso proveniente dai mercati illeciti, forse tradizionali, pensiamo al mercato della cocaina, pensiamo a quello che rappresenta, si riversa sull'economia cosiddetta normale, per due obiettivi: il primo chiaramente è ripulire questo denaro, il secondo per impossessarsi sempre di più di settori economici tradizionali. Altro discorso è il rapporto che sempre di più va stabilito con le altre componenti della società lombarda, perché parlare di prevenzione significa per esempio parlare al mondo dell'impresa. E qui Asso Lombarda, piuttosto che altre associazioni industriali o imprenditoriali in genere, hanno cominciato a prendere coscienza e interrogarsi cosa è avvenuto all'interno dei loro mondi. Stesso discorso per il mondo del sindacato del lavoro. Parlare di caporalato significa parlare di fenomeni anche lombardi. E cosa si è tollerato nel corso degli anni non visto dal punto di vista dello sfruttamento in alcuni settori, penso all'agricoltura e piuttosto all'edilizia, ma penso al mondo delle professioni. Dietro l'attività mafiosa esiste sempre chi crea le scatole cinesi delle società, chi dà i pareri legali, chi fa tutto quel lavoro di supporto, i famosi colletti bianchi ad uso e consumo del mafioso per risolvere burocraticamente, formalmente, a volte mettere apparentemente nella perfetta legalità capitali illegali. Vedo la necessità di fare il passo successivo, riuscire la consapevolezza a tradurla in azioni concrete. Vedo però una sfida molto aperta, dove mentre noi cerchiamo di capire come contrastare in maniera definitiva il futuro dell'attività mafiosa, dobbiamo non dimenticare mai che la mafia sta facendo un discorso esattamente opposto. Come riuscire a farlo?